E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti a questa nuova recensione. In questo spettacolare picchiaduro di Injustice 2 vi spiegherò il tutorial, così potete apprendere le basi di Injustice 2. Capite? Vi dirò il tutorial con qualsiasi personaggio, capite? Ogni personaggio ha la sua fase da completare. Capite? Se riuscirete a completare tutto le fasi di un personaggio vincerete una scatola madre d'argento, ma vi avverto, non sarà facile. Alcune fasi del tutorial del personaggio sono facili, però altre sono difficili, ma potete farcela. Capite? Tutti hanno queste fasi da fare. Ad esempio, possono essere 6, 8, 7, anche 10. Capite? Ci sono tutte, davvero. Non potete dire questo non c'è. Ci sono tutte le fasi del tutorial del personaggio da completare. Così se vi allenate con loro potete usarli per andare nel multiverso e fare il simulatore di combattimento. Mi state seguendo, ragazzi? Mi state ascoltando? Allora seguitelo sempre, Gabri Costa. Ogni personaggio della DC Comics in questo Injustice 2 ha la sua fase d'addestramento, visto che si fa il tutorial del personaggio, compresi DLC, personaggi aggiuntivi, capite? Anche Raiden e Sub-Zero di Mortal Kombat ce l'hanno, e anche Hellboy. Prima di concludere questo video vi voglio dare un consiglio. Ci sono quattro fasi d'addestramento delle tartarughe ninja. In questo tutorial personaggio, quando selezionate una tartaruga ninja, potete scegliere, potete selezionare una tartaruga ninja, ma dovete completarle tutte e quattro se volete una scatola madre d'argento. Dovete completare Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello, capite? E ricordatevi che questi nomi sono in omaggio al Rinascimento. Bene, è tutto ragazzi, vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Spero che questo video vi sia piaciuto e più che altro avete ascoltato con attenzione la spiegazione di Gabri Osta. Se volete completare il tutorial con i personaggi di Injustice 2, fatelo pure. Sono lì che vi aspettano, così se li fate tutti insieme vincerete le scatole madre d'argento. È tutto, vi saluto. E seguitelo sempre, Gabriel Osta, in ogni video recensione. Arrivederci.